Era la partita più attesa della domenica, ma alla fine, causa anche un terreno di gioco davvero in pessime condizioni, lo spettacolo è stato molto limitato. È finito con un 0-0 che forse lascia l'amaro in bocca più alle zebre il derby tra Viareggio e Camaiore, prima e seconda in classifica. Allo stadio Ferracci, di Torre del Lago, di fronte al pubblico delle grandi occasioni con Marcello Lippi, Massimiliano Maddaloni e tanti ex, le due contendenti al titolo hanno giocato a viso aperto. Il terreno, come dicevamo e come era nelle previsioni, non concedeva tanti leziosismi tecnici e così ne è venuta fuori una partita intensa. Il Viareggio può recriminare per i due pali colpiti negli ultimi 20 minuti con Bruzzi e Mammetti, alla fine della 22esima giornata il Ghibiborgo ad esultare perché grazie alla vittoria Pietrasanta sale a meno 3 dal Viareggio, rilanciando prepotentemente le sue ambizioni alla vittoria del campionato. Discorso diverso per il Real Forte Querceta, battuta a Seravezza 3-2 e uscito dal campo in 9 uomini per le espulsioni di Verdi e Vannucchi, che così salteranno il derby con il Viareggio in programma domenica. Bene, molto bene, Lamari e Castelnuovo, i capannoresi restano in zona playoff, mentre i Garfagnini sono ad un passo dall'uscita dalla zona playout. Insomma, il campionato continua a regalare grandi emozioni.